Questa volta sei il protagonista della scena dopo Pinocchio, ancora a Biceglie, ancora con Giovannino De Feudis, con Don Chisciotte. Che pensi di questo personaggio e quanto ti ritrovi nella sua follia romantica? Dunque, andando per gradi, devo dire che Giovanni De Feudis è un regista con il quale è la seconda volta, come hai detto bene, con cui lavoro, ed è l'unico veramente regista teatrale che quando mi chiama e mi propone qualcosa è talmente folle che non posso che accettare, non per, come dire, per superficialità, ma proprio perché credo che entrambi abbiamo una stessa visione di quello che dovrebbe essere il teatro oggi, cioè condividiamo un aspetto più spettacolare del teatro rispetto, come dire, a un teatro più tradizionale dove voleva essere un po' più impegnato, un po' più lento e anche lungo nei suoi tempi. Crediamo entrambi che oggi, se si vuole riempire i teatri, bisogna passare da lì, cioè dall'intrattenimento vero e proprio. Quindi che si tocchino i classici come Don Chisciotte o che si facciano dei musical modernissimi, è secondo me di vitale importanza pensare all'intrattenimento, cioè a divertirsi e a far divertire il pubblico. Questi sono i presupposti per cui ogni volta che Giovanni mi chiama io accetto di buon grado. Hai detto bene, Pinocchio e Don Chisciotte hanno in comune una lettura non originale, ma sicuramente moderna nei tempi, una visione molto cinematografica di quello che è i due classici. Nella fattispecie Don Chisciotte abbiamo chiaramente ridotto lo spettacolo a un'ora, che è un libro di 1200 pagine, quindi non era facilissimo, ma è rimasto l'essenza di Don Chisciotte, è rimasto, riusciamo credo a trasmettere quello che è il principio, quello che è il grande insegnamento appunto che si porta dietro il Don Chisciotte. In tutto questo ci sono delle musiche molto, molto belle, classiche, ma completamente riviste e da un bravissimo musicista, e un corpo di ballo che aiuta il sottoscritto a, come dire, rendere in danza, in balli, delle coreografie che altrimenti ci vorrebbero pagine per spiegarle. Quindi con la danza si riassume un po' velocemente, dando la stessa, anzi se non un'emozione ancora più forte. Tu sulla scena sei sempre velocissimo, quasi imprendibile. Qual è il tuo segreto? Il mio segreto è divertirmi. Ho passato anni della mia vita in cui, come dire, si pensavo a questo mestiere con non troppa serietà, perché la serietà non, anzi, la serietà è diventata ancora più profonda, ma con troppa questo è un mestiere che devi farlo cercando sempre di divertirti, di prendere con quel distacco che ti regala quella leggerezza, quella voglia di divertirsi, che a volte proprio per troppa serietà si perde e invece va recuperata, e la riesco a recuperare in questi spettacoli teatro, perché cinema e televisione non regalano, ahimè, delle possibilità di, come dire, di osare, di fare delle operazioni un po' folli. Il teatro hai, come dire, ancora quella discreta possibilità di manovrare e di agire in un ambito più folle, più sperimentale. E quindi me lo tengo stretto il teatro proprio sulla base di questi principi. Allora, invitiamo gli spettatori a seguire questo spettacolo? Assolutamente sì, perché il Don Chisciotte è un testo classico, meraviglioso, ma molto spesso inavvicinabile proprio per la difficoltà di lettura, la difficoltà di comprensione anche per il linguaggio. Questo è uno spettacolo che invece diverte, intrattiene, ma al tempo stesso, come dire, con un sorriso e con una leggerezza arriva il messaggio che Don Chisciotte ha voluto e è riuscito a conservare negli anni. Quindi non ha un aspetto didattico, ma anche un aspetto fortemente di intrattenimento. Quindi credo che sia proprio l'ideale per chi ha voglia di andare a teatro.